Allora, siamo una coppia italiana e abbiamo iniziato questo percorso nel 2021. Eh, sapevamo che era la nostra strada per poter costruire la nostra famiglia eh, perché io sono affetta da una sindrome eh, che non mi consente di portare avanti una gravidanza e quindi eh, siamo arrivati qui in Ucraina eh, decisi che questo era il nostro percorso eh, grazie al suggerimento di un'altra coppia. Eh, italiana che aveva mh, fatto questo percorso prima di noi ed era riuscita, grazie alla clinica Fescov, a realizzare il sogno di avere un figlio. Eh, abbiamo scelto l'Ucraina eh, perché è, è un paese dove le leggi sono molto chiare e precise, eh, le leggi che regolamentano la per altri eh, e quindi sappiamo che è tutto regolamentato, eh, tutta la luce del sole, e, e quindi ci siamo sentiti sicuri di, di iniziare questo percorso qui e, e poi perché è anche un, un paese molto all'avanguardia dal punto di vista della medicina riproduttiva infatti quando siamo arrivati in clinica eh, tutto questo è stato confermato abbiamo trovato un'equipe eh, molto preparata molto efficiente ehm, ci siamo trovati benissimo durante il nostro soggiorno ehm, Purtroppo poi appunto nel 2022 è scoppiato il conflitto, eh, ma eh, la clinica è stata subito pronta a, a rispondere ai nostri bisogni. Eh, infatti gli embrioni che sono stati creati sono stati subito eh, evacuati, messi al sicuro. Eh, la clinica si è organizzata immediatamente per uh, far sì che i programmi potessero continuare eh, e così è stato. Abbiamo dovuto attendere diversi mesi. Eh, ma in questi mesi la clinica non ha smesso mai di, di lavorare eh, e di far sì che appunto i programmi potessero continuare. Eh, infatti, eh, nel 2023 eh, è iniziata la gravidanza. Eh, noi siamo stati fortunati eh, perché al primo tentativo eh, siamo riusciti ad ottenere la gravidanza eh, e oggi, <ride> questo, questo sogno è diventato realtà perché appunto la nostra bimba. È nata, eh, sta bene, ehm, siamo riusciti a realizzare quello che per noi è un miracolo a tutti gli effetti. Eh, quindi possiamo solo che, che ringraziare la clinica Fescov, tutto lo staff. Ehm, durante il nostro soggiorno qui ehm, a Cernizzi, ehm, siamo stati molto bene, è una città molto accogliente. Ehm, è un, quindi non, non, siamo stati molto bene e non abbiamo assolutamente sentito ehm, la, la presenza della guerra qui. È eh, Una città molto tranquilla, ehm, molto laboriosa, ehm, quindi siamo stati bene. Eh, adesso chiaramente vogliamo eh, rientrare il più presto nel nostro paese, ma conserveremo un ricordo positivo del nostro soggiorno qui. Eh, siamo stati costantemente supportati dalla nostra coordinatrice che ci ha eh, seguiti dal primo momento che siamo arrivati qui e mh, ha risposto a tutte le nostre esigenze, ai nostri bisogni e, e quindi ci consiglia, cioè noi consigliamo vivamente a tutte le coppie che ne avessero bisogno di, di rivolgersi alla clinica Fesco per realizzare il sogno di costruire una famiglia.